raga, sono Sergio Adria, bentornati sul mio canale. Aveva sollevato altre domande. Siamo qua. Ma almeno l'avevamo tolto di mezzo. Con la missione numero 7. Di un nuovo capitolo. Per tutti. Call of Duty Advanced Warfare. Ormai il tempo è scaduto per Joseph Cechezze, meglio conosciuto come Hades, leader del KVA e mente dei devastanti attentati terroristici di 4 anni fa. Di recente abbiamo parlato con Jonathan Irons, fondatore e CEO di Atlas International, la corporazione militare privata che finalmente qua, ragazzi, è riuscita a scovare e uccidere Hades. La storia del Complimenti gioco. Per essere riuscito là dove cambia ne hanno fallito. Grazie Wendy, ma il merito è degli uomini e delle donne di Atlas, non potrei essere più orgoglioso di così. Gira voce che l'ONU le offrirà un seggio al Consiglio di Sicurezza. Sarà forse l'inizio di una carriera politica? Sono un uomo concreto io, quindi no. Ma guardate New Baghdad. 40 anni fa ce ne siamo andati con la coda tra le gambe, lasciando l'Iraq in macerie. Oggi dimostriamo cosa si ottiene anteponendo l'efficienza alla burocrazia. In questi anni Atlas è cresciuta molto. Dopo gli attacchi del KVA è diventata la corporazione più grande al mondo. E ora lei si ritrova a comandare l'esercito più grande del pianeta. Quali sono i piani di Jonathan Irons? Siamo a New Baghdad. Ragazzi, missione. Come ci si sente essere l'eroe del mondo? Non montartela. Gideon, Mitchell, devo vedervi, subito. Ilona, che c'è? La sala manutenzione 6A, soltanto voi. Ok, arriviamo. Vediamo che cosa vuole. Salve, signore. Pazzesco che questa sia Baghdad. 2 anni fa ti sparavano appena uscivi. Adesso è una città coi controcazzi. Avanti. Ieri Echo ha distrutto un'altra cellula KVA. Ormai sono fregati. Hades era la chiave di tutto. Il mondo è a corto di cattivi, amico. Forse la tua pensione è dietro l'angolo. Salve, signore. Eccoci. Qualcuno sa che siete qui? No, ma che... Lo Scrambler ci darà pochi minuti. Sincronizzatevi con me, vi mostro una cosa. Ma che cazzo succede? Guardate e basta. E Irons, con il tecnico che avete salvato. Quello finito nel fiume. Non è mai tornato in Nigeria. Il KVA sta preparando un attacco. Mi hanno detto tutto. Che tipo di attacco? Centrale, in tutto il mondo. Volevano farmi manomettere i sistemi di sicurezza. Ma dove intendono attaccare? Seattle, Parigi, Tokyo... Sarà una strage! Dobbiamo dirlo a qualcuno. No. Dobbiamo dirlo a tutti. Tranquillo, non preoccuparti. Intendo occuparmene subito. Fanculo. Lo sapeva. Eppure ha lasciato che accadesse. Ha sfruttato a suo vantaggio la morte di tutta quella gente. Dove l'hai preso? Hades. Ci è stato dato da lui poco prima che morisse. Come si vedrà nel video tra 40 anni? Era in codice e criptato con il nostro algoritmo. È di Atlas. Soltanto noi l'abbiamo visto. Dobbiamo andarcene. Subito! Ce l'abbiamo contro. Sappiamo. Abbiamo visto tutto. Visto che cosa? Sapeva degli attacchi. Quelle persone innocenti. È solo innocenti. Il filmato fasullo di un terrorista. Lei è un pazzo! Un mostro! Mi hai deluso.
Potevi avere tutto. Teneteli qui finché ci sono i giornalisti. Gideon. Signor sì. Gideon! Ma lo hai visto anche tu? Dice che è falso. Ha fatto la sua scelta. Niente, Gideon. Se ne va, ragazzi. Fermo dove sei! Ascoltate, abbiamo violato i vostri exo. Dovete fidarvi. Tra 10 secondi scatterà il sistema antincendio e mettetevi pronti a correre. Andate, ora! Questa voce è di qualcuno che già conosciamo, ragazzi. Dobbiamo andarcene, ora! Chi sei? Le porte antincendio sono chiuse. Non possiamo intercettare i fuggitivi. Bisogna aprirle subito, cazzo. Bloccati! Resisti. Dovete salire sul tetto. Dovremmo usare i guanti magnetici. Ok. Attiveranno uno sciame di drone. Avrete pochi secondi quando sarete sul tetto. Saremo in trappola. Vedete chi sta parlando con questa voce qua? Sciame! Corri! Dobbiamo andarcene subito dallo sciame! Di qua! Apro i cancelli! Attraversate il tetto e saltate la ringhiera all'apertura! Siamo troppo in alto! Qua si scappa, ragazzi. Dritti in mare. Le foglie sono davanti a voi. Andate. Che non c'è da risalire, c'è da entrare qua dentro, ok? Negando, ma se sei lento. E adesso? Attraversate la città vecchia. Andate al fondo. Sigilleranno tutta la città per trovarci. Per questo dovete sbrigarvi. I fuggitivi sono nella città vecchia! Al riparo! Va bene, ragazzi. Mitchell, sali a bordo. Ore 10. Uomo a terra. Contatto alla piazza. Ops. Contatto. Ore 6. Sali, presto. Equipaggiate il rapino. Tornerà utile. Contatto. Ore 5. Bersaglio a terra. La guida è come quella di Parca 4, uguale. Canale fino al centro commerciale.
Dei droni ci seguono! Passa sotto le barche! Più veloce! Sale. Tutto ok? Ci siete? Sì, la barca è andata, siamo a piedi. Il punto di recupero è in cima all'edificio. E come ci saliamo là? State in rapido. Mitchell, possiamo salire da qui. Un altro punto d'aggancio sopra rapido. Di noi. Okay. Continua a salire. Contatto! Riparati! Occhio ai container! Salire! Mi devo portare un po' più indietro. Il rampino! Attaccati a quella sporgenza! Va bene. Dovremmo usare i guanti magnetici. Detto nell'episodio 2 o 3 mi sembra che i guanti magnetici serviranno sempre praticamente sul passaggio sospeso. Scendete e usate la piattaforma. Nemici, oltrepassate la piattaforma. Contatto, uomo a terra, vedo movimento. Attraversate con quella gru! Soltanto, ore 12! Granata! Attento! Via, via! Non fermarti! Mitchell, salta! Fantastico. Adesso chi è? Te lo ricordi, il tuo sergente? Cormac. Andiamocene da qui. Warburg! Che storia è, boss? Non sparate! Se ti sbagli su Irons, giuro che ti ammazzo. Non mi sbaglio! Altro solo, attenzione!
Il tetto è libero, qui non ci sono. Ok, dentro, ora! Fatto un favore. Gideon. Ragazzi, eccoci qua. L'episodio è finito, è durato molto meno della durata media di una missione di Call of Duty. Io vi ringrazio, grazie della visione, lasciate un like, iscrivetevi, per me è importante, soprattutto se ne trovate. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.